Poi a questo punto avremo invece Amanda. Amanda Deni che ci presenta un alpinista veramente estremo. Stiamo parlando di Matteo della Bordella, un, un, un alpinista che appartiene al gruppo dei ragni di Lecco, artefice di tante e tante missioni in Patagonia e tante scalate di vette impossibili. Ce le racconterà con Amanda. E... Benvenuti con Amanda Deni. Laureato in ingegneria gestionale, alpinista e arrampicatore professionista, con una visione filosofica e poetica sia dell'alpinismo che dell'arrampicata. E qui con noi Matteo Della Bordella. Ciao Matteo, premio Cassin 2005, premio della grignetta eh, d'oro come miglior alpinista italiano per le imprese svolte nel biennio precedente, giusto? Eh, ciao Matteo, benvenuto, intanto eh, tu fai parte dei Ragni di Lecco. Giusto? Sì, <ride> correttamente. Mm -hmm. eh, tu hai una visione particolare eh, del, del vivere proprio l'alpinismo, la, eh, parleremo delle tue grosse imprese, delle tue due ultime grosse imprese, però vorrei partire con te dalla, da come nasce questa passione e chi te l'ha trasmessa. Questa è la cosa che mi piace sottolineare. Sì, grazie per avermi invitato al vostro programma. La mia passione nasce da mio papà che mi ha avvicinato alla montagna fin da piccolo, quando avevo più o meno 12 anni. E ho iniziato con lui a arrampicare su pareti vicino a casa, io sono di Varese, andavamo nella zona e poi pian piano abbiamo iniziato a scalare quelle che sono le pareti più grandi, più belle delle Alpi, come la Marmolada, il Civetta, il Dolomito, il Monte Bianco. E, e da lì pian piano questa passione ha iniziato a prendermi e ho, ho avuto negli anni successivi anche la possibilità poi di viaggiare all'estero per Hai rampicare. percorso tutto il globo terrestre, mi piace dire Quasi, no, tutto no In <ride> lungo e in Ci largo. sono ancora parecchi posti Parecchie mette eh, Il tuo papà non c'è più? Eh, purtroppo nel 2007 ci ha lasciato in un incidente in montagna e, e sì, è stato un po' difficile da accettare, però comunque per me andare in montagna è la mia passione e la mia vita. E in questa attività anche se ci sono dei rischi, comunque è quello che mi piace fare e Quindi, voglio A avanti. seguito dell'evento funesto che c'è stato, non hai assolutamente avuto ripensamenti rispetto proprio al, al tuo amare la montagna, al tuo vederla, eh, con eh, come la possiamo dire noi da non esperti con estremismo, perché voi non vi definite estremisti, no? Mi dicevi prima, eh, noi vi vediamo come eh, eh, coloro. Che fanno delle cose strane. Cioè, sì, un po'. <ride> ma cose strane? In tanti fanno cose strane. Noi sicuramente siamo tra quelli perché non è che c'è un motivo logico e razionale per lo scalare le montagne. E sicuramente, come dicevo prima, in questa disciplina i rischi ci sono, ma come in tante altre cose, bisogna essere un po' onesti con se stessi e con gli altri, ad accettarli, quindi consapevoli e poi. È importante comunque mh, quello che ti riesce a dare l'andare in montagna, le salite, vissute, le esperienze vissute, le emozioni che provi quando scali. Ehm, è un po' tutto questo quello che anima un po' il nostro andare in montagna, la scoperta, l'esplorazione, il legame con i compagni di cordata. Quanto sì. è importante la scelta del team? Cioè come ci si sceglie per eh, poter svolgere una di queste spedizioni e come si fa a prepararla e a pianificarla? Eh, cioè, prendete il telefono e dite domani partiamo per piuttosto no. che. No, Ma, tendenzialmente quasi sì. Quasi cioè, sì avviene no, così. No, di solito ci si conosce un po', magari scalando prima nella zona, entra in contatto un po' con delle persone. E per organizzare una spedizione diciamo che devi avere un po' gli stessi obiettivi dal punto di vista tecnico e anche andare d'accordo chiaramente di carattere perché poi quando sei lì che ti trovi a stretto contatto con una persona per 30, 40, 50 giorni deve essere anche qualcuno con cui ti trovi bene, con cui vai d'accordo. E, e quindi queste due cose appunto: idee, modi di scalare, condivisi. Anche e Anche per una sorta di fiducia, magari nel momento del pericolo piuttosto che nella difficoltà, e l'avere magari un compagno su cui eh, saper di poter contare, perché magari c'è una sorta di empatia, eh, diventa magari fondamentale no? per la riuscita dell'impresa e, dell e del, dello svicolarsi magari dall'evento eh, che potrebbe essere pericoloso, diciamo. No? Mm. Sì, sì, ci sono tanti modi di andare in montagna ciechie e va anche da solo io comunque sono uno a cui piace andare con qualcuno con un compagno perché andare da solo non mi piace mi piace nel tempo del, mentre faccio le salite le spedizioni mi piace anche scherzare rompere un po' l'atmosfera infatti come si vede dai miei filmati magari quando li faccio vedere la gente si mette anche a ridere quando ci vede. Le trovate su YouTube. Quando ci vede eh, nelle, nelle, insomma alle prese, con magari l'attesa per il brutto tempo, e queste cose qua. E poi chiaramente eh, il legame che si crea con i compagni di cordata e la sicurezza in più che hai, insomma, anche quando stai scalando e sei in parete. Arriviamo a quello che è la storica impresa: eh, l'apertura di nuove vie. Eh, Questa esperienza grossa della Patagonia, voi eh, decidete di eh, percorrere la, di scalare la parete ovest della Torre Hacker, giusto? E riuscite eh, alla fine nell'impresa, nel senso che il 3 marzo del 2013 arrivate in vetta e Eureka eh, ce l'abbiamo fatta. <ride> Ma eh, ci si prova più volte ad arrivare? Lo si fa in una volta sola? Cioè ci sono stati vari tentativi per poter arrivare? Sì, eh, hai detto bene, riuscite alla fine a raggiungere la vetta perché è una salita che abbiamo provato per tre anni, cioè siamo andati in Patagonia, tre, tre proprio spedizioni per questa salita. La prima volta 35 giorni, la seconda 60 giorni, siamo arrivati molto vicini alla riuscita, poi per un incidente senza gravi conseguenze, abbiamo dovuto rinunciare. E finalmente da la parte terza volta uno dei vostri membri che sì, si si è una ferito. caduta. No, nessuno si è ferito. Una caduta mia, dove siamo rimasti tutti e due appesi alla corda a un solo punto. Quindi non è successo niente, diciamo, per un pelo, potevano, le cose potevano andare diversamente. diversamente. E il terzo anno finalmente eh, siamo riusciti a raggiungere la cima di questa parete che fino ad allora... è Con condizioni climatiche favorevoli perché bisogna aspettare magari anche quelli che sono... Sì, in Patagonia fai conto che noi appunto siamo stati giù il, il terzo anno per esempio 50 giorni, abbiamo scalato in questi 50 giorni due volte e poi hai tanti momenti di attesa per il brutto tempo perché in non attesa. è come da noi comunque... Hai sempre vento molto forte, neve, la Patagonia è famosa un po' per le condizioni climatiche avverse. Sì. Senti, invece in Groenlandia, Groenlandia affascinantissimo, mi sono documentata su YouTube, e sui vari articoli e sulle trasmissioni televisive che sono andate su altre reti, 32 giorni nell'estate del 2014 con il kayak, a piedi e poi l'arrampicata. Raccontaci un po' questa esperienza. Sì, ci è venuta questa idea diversa per l'estate dell'anno scorso, eh, di unire l'arrampicata e l'alpinismo, quindi l'aprire una via nuova su una grande parete di roccia, anche questa fino ad allora inviolata, con un'altra disciplina che è quella del kayak. L'idea ci è venuta perché siamo andati in, in un posto della Groenlandia sulla costa orientale dove veramente non c'è nulla, cioè è, hai questo villaggio di 400 persone e eh, il villaggio più vicino dista 800 km e intorno non c'è niente. E ci piaceva l'idea, in un ambiente così naturale, comunque al 100%, non modificato dall'uomo, di eh, adottare un approccio che ci permettesse di cavarcela solo con le nostre forze e senza lasciare traccia del nostro passaggio, cioè uno può arrivare lì tra due, venti, duecento anni e praticamente rivivere la stessa esperienza che abbiamo vissuto noi. E questo che andasse dall'avvicinamento, da cui l'idea del kayak, che tra l'altro il kayak è stato proprio inventato anche in Groenlandia dagli Inuit come mezzo di trasporto, alla parete stessa dove abbiamo aperto questa via in arrampicata libera e senza lasciare praticamente materiale in parete. Eh, I kayak li avete fatti arrivare prima del vostro arrivo, eh, cioè proprio tecnicamente come è stata organizzata la... Sì, la logistica è stata abbastanza complessa perché comunque è un posto non facile da raggiungere. Eh, abbiamo dovuto spedire tutto il materiale via nave dalla Danimarca, kayak compresi. L'abbiamo poi ritrovato, cioè la nave è arrivata quando siamo arrivati anche noi poi in aereo, abbiamo, abbiamo caricato i nostri kayak con uh, tutto l'occorrente per vivere e, e, e scalare per 35 giorni e siamo partiti. Eh, esattamente avete percorso 200 km in kayak di cui i più difficoltosi forse sono stati il primo giorno, i primi 10 km eh, in cui sì, nel la, Mar Baltico la, eh, mare Artico. Sì, artico L'approccio sì. è stato abbastanza traumatico perché comunque io ero abituato a pagaiare a Ponte Trezza sul lago di Lugano. E e una trovi? discrepanza notevole tra <ride> i due abiti. Esatto, lì in, uh, in sto mare con gli iceberg di fianco l'acqua a due gradi che se finisci dentro eh, non è che hai tanto margine di sopravvivenza. I kayak comunque è carichi quindi eh, molto più difficili da governare rispetto a quelli a cui ero abituato di vento, le onde che comunque si infrangevano sulla riva eh, c'è stato un attimo che abbiamo pensato non ce la faremo mai. Allora, siete riusciti eh, a metabolizzare poi questo evento. Andando avanti un po' le condizioni sono migliorate, un po' noi comunque ci siamo abituati e paradossalmente gli ultimi giorni Pagaiare ci sembrava più facile rispetto a quando siamo partiti. Gli ultimi giorni Riuscivamo a fare 7-8 ore, sì, si faceva fatica, però all'inizio era tutto molto, più, tutto molto più duro. Poi per raggiungere la parete, un percorso a piedi di una ventina di chilometri. E sì. poi siete riusciti eh, a scalare questa parete? Sì, la, la salita della parete è durata tre giorni. Eh, abbiamo dormito in parete con uh, una, una portalge che è una specie di telo che fa un ripiano, perché la parete Don comunque era parete. verticale o strapiombante, quindi non c'erano ripiani per dormire. E siamo saliti arrampicando sempre in libera che vuol dire per chi non è nel, nell'ambiente, lo spiego un attimo, vuol dire che tu comunque usi corde, moschettoni e tutto, ma, ma questi entrano in gioco solo in caso di sicurezza se cadi, mentre per salire ti affidi solo alla forza delle mani e, e dei piedi e ti tiri sugli appigli offerti dalla roccia, non, quindi non tiri il materiale per salire, questa è la differenza tra arrampicata libera e arrampicata artificiale. L'emozione più grossa? Eh, l'emozione più grossa è stata, dici, della spedizione in Groenlandia in, genera in generale. In generale e genera poi della spedizione in Groenlandia. Sicuramente quando raggiungi queste cime, come la cima della parete dello Shark Tooth, che è quella che abbiamo scalato in Groenlandia, oppure la salita della Torre Egger, una salita comunque durata tre anni in cui ce ne sono capitate di tutti i colori, sono mm, grandi emozioni, grandi soddisfazioni per anche tutto quello che ci ha investito, tutto... Il percorso che ci sta dietro. Hai pensato a papà? Sì, ho pensato diverse volte e a lui ho dedicato anche il riconoscimento del premio Grignetta d'Oro. Ottimo, come legame effettivo. Eh, siamo giunti purtroppo al termine di questa intervista eh, se Matteo vorrà essere dei nostri per raccontarci le prossime spedizioni che peraltro eh, dove prevedi che, di, di andare prossimamente qualche... in, India. in India a Bene. metà agosto quindi eh, speriamo di poterlo seguire nuovamente e buona serata da Amanda Deni e da Matteo della Bordella